sono stato molto colpito da questa musica e mi ha veramente lasciato un segno molto forte. Quando il festival mi ha proposto l'anno scorso, ho cominciato a studiare la partitura, ho trovato questa musica veramente formidabile, straordinaria. Penso che la grandezza di Moniuszko è questa grandissima ricchezza di costruzione, di scrittura, una meravigliosa orchestrazione e un linguaggio molto vario. Quello che penso che sia molto importante di Alka, in questo senso capisco che sia un'opera così importante da un punto di vista nazionale, è il progetto sociopolitico, che è un progetto estremamente importante. E non è solamente naturalmente nella collaborazione con il librettista, ma la musica anche rispecchia molto questo progetto. Credo che sia una musica piena di dettagli e per il mio spirito e per la mia maniera di vedere la musica è un territorio molto 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 ricco e mi piace moltissimo. Non è una musica massiva, non è una musica grossolana, è una musica estremamente raffinata e in tanti momenti e credo che sia molto bello riuscire a tirare fuori tutti questi dettagli, proprio per rispetto e per amore a questa letteratura. Per esempio, devo essere autocritico nei confronti della musica italiana. Moniuszko è molto più ricco nell'orchestrazione. È vero che gli italiani si sono sempre fatti notare, parlo di Donizetti, di Bellini, di Verdi giovane, per la bellezza delle melodie. È vero che c'è questa grande ispirazione, ma i contenuti spesso, soprattutto nel caso di Donizetti, Verdi già è differente, i contenuti strutturali della partitura, soprattutto gli accompagnamenti, sono alcune volte estremamente poveri. Quello che Moniuszko ha di straordinario è che il tessuto orchestrale è un tessuto molto vivo e in cui tutte le parti dialogano. E questo è al servizio della drammaturgia, quindi credo che, ed è anche un po' il commento dei miei musicisti in orchestra, che paragonando con gli italiani è quasi più abile. Ma diciamo che l'edizione polacca ha un sentimento molto forte rispetto alla maniera con la quale Moniuszko scrive per la voce, no? C'è tutto un discorso legato alle accentuazioni e anche ai suoni, perché tutti i compositori intelligenti come Moniuszko sono onomatopeici, quindi hanno scelto anche insieme al librettista delle parole che potessero. Quindi la traduzione italiana da un certo punto di vista tradisce questa genesi originaria, però da un altro punto di vista anche regala altre cose. Bene, prima di tutto l'italiano è una lingua perfetta per cantare, aiuta moltissimo nella collocazione della voce, aiuta moltissimo. Lekkości dodaje, bo język polski jest bardzo trudny do śpiewania, ponieważ wiadomo ma dużo tych głosek szy czy dży, a tutaj jest dużo samogłosek i płynność jest większa, lekkość w języku włoskim. Tak, rzeczywiście język włoski jest dużo bardziej śpiewny niż język polski i no, chyba wygodniej się śpiewa po włosku muzykę Stanisława Moniuszki niż po polsku.
Senso della musica, no? Perché Moniuszko ha scritto una grandissima opera dal livello dei suoi colleghi del momento, perché ha messo il folklore, ha usato le forme di opera dell'epoca e ha fatto un grandissimo lavoro, è una grande opera. Allora, quando si canta in italiano assomiglia come le grandi opere del repertorio italiano. Questo mi pare a me. C'è molta musica polacca, molta. Infatti io contemporaneamente allo studio della partitura ho ascoltato anche, ho cercato di ascoltare musica popolare polacca per capire il ritmo e anche le relazioni con il significato di mazurka, di danza dei contadini. Questo è stato anche una parte molto affascinante. Per me è una lezione anche in chiave sociale moderna, intendo dire, noi oggi tentiamo di non essere globali, no? Io sono convinto che il globalismo è una cosa molto brutta e tutto ciò che delimita e che soprattutto dà personalità a un popolo, a una terra, è qualcosa di straordinario. E questo non voler essere globalizzati è esattamente quello che ha fatto Moniuszko nella sua epoca. È stato profondamente un musicista polacco che ha creduto profondamente anche agli ideali, non solo sociali, ma della tradizione della musica polacca. E questo in Alka si sente molto, molto più in Alka che in altre opere, perché naturalmente ho sentito anche altre opere. Trovo che Alka sia da questo punto di vista molto rappresentativa.